È stato celebrato ieri il 20° anniversario dell'uccisione del maresciallo capo Pasquale Azzolina. Una cerimonia che ha visto la deposizione di una corolla d'alloro, una santa messa concelebrata dal cappellano militare Donaldo Ripepi e dal parroco Don Elia Longo. Il maresciallo era stato ucciso 20 anni fa e un brigadiere allora era rimasto gravemente ferito in un agguato intorno alla mezzanotte. I due sottufficiali erano intervenuti su una base di una segnalazione per controllare nella zona di Santofenim ad Aspromonte dei movimenti sospetti segnalati attorno ad un furgone che con molta probabilità stava per essere rubato. Giunti sul luogo, indicato dalla segnalazione al 112, i due militari si sono imbattuti in due giovani che stavano appunto rubando un mezzo. Alla cerimonia erano presenti molte autorità militari, tra cui il comandante del regionale, il generale Andrea Rispoli, del provinciale, il colonnello Lorenzo Falferi, della compagnia di Palmi, il capitano Giuseppe Del Sole, della stazione di Santofemi e Sinopoli, marescialli Marco Marino e Rosario Di Liberto.